Amici di Lariatto, amici del lato vero del ring, io sono Stefano, ormai mi conoscete molto molto bene, faccio parte del progetto Il Lato Vero del Ring e nello specifico sono uno dei conduttori di Lariatto e come ogni mese sono qua per portarvi un match guide, cioè una serie di incontri che noi guardandoli abbiamo ritenuto assolutamente imprescindibili e mese dopo mese stiamo facendo un po' un excursus per capire quali potrebbero essere i migliori incontri di questo 2021, almeno da quando abbiamo iniziato a dare una sorta di ordine a quello che guardiamo, cioè cercare magari di seguire una cosa nel miglior modo possibile e cercare di dare un giudizio quanto più significativo sugli incontri, quindi cercando di metterli in una scala e decidere quali sono gli imprescindibili, come li ho chiamati prima, e anche tutti quegli altri, insomma, un po' in ordine sparso. Possono essere magari degli incontri di buon livello, ma non assolutamente da recuperare, oppure di livello normale. In alcuni casi, pochi fortunatamente, perché il wrestling moderno ci sta abituando molto bene, sarebbero quelli, diciamo così, insufficienti. Ma se qua siamo per parlare del meglio del mese di agosto 2021, partiamo subito con quello che ci è piaciuto di più. Intanto cominciamo col dire che la Stardom ha buttato in piedi dalla fine di luglio 2021 fino a praticamente adesso, e poi starà andando avanti ancora per le prossime settimane, il Five Star, il classico torneo che in realtà sta un po' zoppicando quest'anno perché trova un pochino di difficoltà nella sua esecuzione dato alcuni problemi. Per esempio sono stati fermi per 2 settimane, hanno saltato 5 mi pare show in totale, e quindi hanno portato un po' più avanti quelli che sono alcuni programmi, in alcuni casi dovranno correre, insomma si è verificato qualche problema di troppo dovuto ovviamente all'emergenza Covid-19, e a questo punto quello che abbiamo visto è stato un pochino anche quello che abbiamo voluto inserire qua dentro, è stato un pochino anche quello che abbiamo visto alla fine, proprio l'ultimissimo giorno del luglio del 2021. Luglio che ovviamente quando si è concluso non ha portato subito al caricamento degli episodi sullo Stardom World, ed ecco perché vi proponiamo gli incontri di Giulia contro Starlight Kid e Shuri contro Sayaka Mitani, oltre che Momo Watanabe contro Mayu Watani e Maika contro Utami Aeshista, tutti scovabili sullo Stardom World alla data 31 luglio 2021, la prima data del 5 Star di quest'anno, un 5 Star che quindi è partito molto molto bene, se ci pensate, insomma 4 match su una card, se non sbaglio, da 7 incontri, significa che insomma il livello era molto molto alto. E non potete soltanto recuperare quello, vi tocca anche andare al giorno seguente, il primo di agosto. In questo caso erano stati entrambi pay per view, quindi erano stati eventi a pagamento, sia quello del 31 che quello dell'1, e nel primo agosto abbiamo Utami Aeshista contro Sayaka Mitani, ottimo match, ma anche Shuri contro Maika e Giulia contro Mayu Iwatani. Vi invitiamo caldamente a guardarli, è stato una 2 giorni fantastica, recuperate proprio tutto l'evento se potete, però almeno questi match che sono imprescindibili. La settimana seguente, l'8 agosto, abbiamo un primo scontro tra Starlight Kid e Natsupoi che vi vogliamo assolutamente indurre a guardare, un incontro che è finito in un modo particolare e che quindi ha dato atto, insomma, a un po' di chiacchiere, a un po' di chiacchiericcio anche sulla base di quello che sarebbe successo dopo, quel dopo che vedremo tra qualche minuto. Il salto poi è gigante perché dall'8 di agosto andiamo al 28 agosto, proprio perché ci sono state delle settimane in cui proprio Stardom non è andata in scena, e il 28 agosto abbiamo un bellissimo match tra Maika e Unagi Sayaka. Sembra incredibile ma vero, ma Unagi Sayaka è riuscita a fare un ottimo match contro Maika, anche qua un gran bel finale, e sempre quel giorno un buon match tra Himeka e Mayu Watani, con Himeka che tornava da un infortunio e quindi è stata fuori per un paio di mesi, è ritornata, ha fatto subito un match di altissimo livello. Vi avevamo già annunciato che avremmo parlato nuovamente di Natsupoi e Starlight Kid, e del motivo per cui ne hanno riparlato, beh, era già stato stabilito che ci sarebbe stato praticamente una difesa titolata di Natsupoi, ed eccola qua, il 29 agosto difende il suo titolo contro Starlight Kid, e come saprete tutti, anche perché questo evento è stato reso disponibile gratuitamente in diretta su YouTube, Natsupoi ha dovuto abdicare al trono di campionessa High Speed per lasciare posto a una Starlight Kid che veramente ha impressionato in modo assolutamente positivo. Abbandoniamo per il momento quella che è la Stardom moderna attuale e andiamo a spostarci in Gato Move, una Gato Move che vede
vedeva proprio nei giorni di questo mese, gli ultimi giorni di presenza per un bel po' di tempo di Emi Sakura, la quale si è trasferita negli Stati Uniti e che ha voluto lasciare il suo segno quanto più possibile in incontri interessanti, l'ultimo dei quali è stato disputato il 9 di agosto contro Mei Suruga, un bellissimo incontro che vi consigliamo assolutamente di vedere, ma vi consigliamo di vedere anche Choco Pro 144 del giorno precedente, cioè dell'8 agosto, dove i Best Bros sono andati proprio contro Emi Sakura e Masahiro Takanashi. Quindi se avete voglia e tempo, questi sono due degli ultimi incontri fatti da Emi Sakura in terra nipponica, mentre invece sempre da segnalare per la Gato Move l'episodio 147 di Choco Pro, dove Chris Brooks e Masahiro Takanashi si sono scontrati contro Mei Suruga e Chiko Ishikawa. Quindi assolutamente da vedere questi tre eventi della Choco Pro. Passando invece a un altro evento molto importante, c'è stato il Wrestle Peter Pan della DDT e abbiamo avuto almeno due incontri davvero da recuperare. Uno di questi è un hardcore match di coppia con Jun Kasai e Chris Brooks che hanno incrociato le armi contro Mao e Shun Makatsumata. Vi consigliamo caldamente di vederlo e di divertirvi perché è davvero un match molto molto godibile. Così come tanto tanto godibile è stato anche un altro dei match in card, il co-main event, il match titolato per il titolo universale tra Yuki Ueno e Daisuke Sasaki. Anche qui un altro matchone da vedere e da godersi completamente. Passando invece alla sorella, la sorellina Joshina di DDT, andiamo a parlare di Tokyo Joshi Pro Wrestling, dove in questo mese sostanzialmente abbiamo potuto vedere la Princess Cup e la Princess Cup è stata così un po' sottotono. Si sono un po' tirati su andando avanti nella competizione, ma diciamo che il primo turno è stato abbastanza bruttino. E mentre invece le due semifinali e la finale, ovviamente la finale mi tocca spoilerarvi i nomi e quindi capirete chi ha vinto, chi ha superato le semifinali nei match precedenti, però semifinali e finali sono stati tre incontri davvero da recuperare. Nel primo caso Shoko Nakajima ha visto come sua avversaria Miyu Watanabe e Mizuki ha visto come sua avversaria Maki Ito. Entrambi questi match li recuperate nella giornata del 14 di agosto. Il 15 agosto invece la grande finale tra Maki Ito e Shoko Nakajima si sono dato una gran bella battaglia e da lì è uscita la vincitrice di questa cup, nonché prossima sfidante per il titolo di Miyu Yamashita. Quindi tenete d'occhio perché ci sono anche le date della sfida che verrà fatta. Non è a brevissimo, ma comunque date un'occhiata. Passando invece a qualcosa sempre di contemporaneo della Pro Wrestling Noah, abbiamo che il 1 di agosto Daisuke Harada e Hajime Ohara hanno combattuto contro Seiki Yoshioka e Yuya Susumu. Quindi andate, date un'occhiata a questo match di coppia molto interessante che sicuramente vi lascerà a bocca aperta, così come probabilmente vi lascerà a bocca aperta il match del 15 di agosto tra Takashi Sugiura e Masato Tanaka. Andate a vedere, Tanaka davvero sta vivendo una seconda giovinezza per quanto mi riguarda, è davvero un atleta straordinario che già nel 2020 mi aveva sorpreso e continua anche in questo 2021. Abbiamo guardato non soltanto cose contemporanee, ma tornando a parlare di Stardom, abbiamo anche potuto vedere un paio di show che hanno caricato del biennio 2016-2017 e in realtà un incontro che abbiamo visto, anzi due incontri che abbiamo visto, hanno come protagonista anche un arrivo importante della WWE di quest'anno, cioè Meiko Satomura. Infatti abbiamo visto l'incontro del 21 marzo 2016 dove Yoshirai e Mayu Watani hanno incrociato le armi contro Meiko Satomura e Kairi Ojo. Il bello è che circa un anno dopo, cioè il 9 marzo del 2017, si confondono un po' le acque con Yoshirai e Meiko Satomura, questa volta insieme, che andranno contro Mayu Watani e Chihiro Hashimoto. Anche qua molto divertente, molto bello, un gran bel match di coppia. E un paio di eventi dopo, il 20 di marzo del 2017, c'è anche uno scontro al vertice per la Red Belt tra Yoshirai e Kairi Ojo, davvero un ottimo match che dovete assolutamente recuperare. Sempre parlando di passato, questa volta un passato un pochino più recente, cioè il 27 gennaio 2019, recuperatevi Kagetsu contro Azuki, davvero importante. Per chiudere questa carrellata non mi resta altro che ricordare un match di quelli, insomma,
di un certo spessore, perché abbiamo un match della DDT del 21 marzo del 2015 dove Kota Ibushi ha combattuto sul ring della DDT proprio contro Yoshihiko. Se non sapete chi è Yoshihiko, vabbè, fate una ricerchina e vedrete questi match incredibili fatti da un personaggio tosto, per molti versi inimmaginabile in contesti al di fuori di un wrestling fatto veramente con tutti i crismi. Beh, Kota Ibushi contro Yoshihiko è sempre un gran bel vedere. È quasi un intergender match, se vogliamo, oppure un inter qualcosa. Comunque, beh, guardatelo, se conoscete Yoshihiko state anche voi sorridendo come sto sorridendo io nel raccontarvelo. E questi erano un po' quelli che sono stati gli incontri che abbiamo visto e che abbiamo ritenuto valevoli. Ovviamente ne abbiamo visti molti di più, e tutti gli eventi li abbiamo visti interi, per esempio di Stardom, Tokyo Joshi, quindi abbiamo visto tanta roba. Questo è quello che vi consigliamo e vi segnaliamo. Se avete anche voi dei match belli, interessanti, fatecelo sapere nei commenti oppure scriveteci in privato, insomma cerchiamo contatto e interazione, magari segnalateci delle cose belle che a noi sono completamente sfuggite. Nel frattempo vi ringrazio di cuore per aver partecipato e ascoltato anche questo Match Guide. Ci risentiamo veramente, ovviamente, fra un mese circa, quando avremo il meglio del mese di settembre. Quindi tenetevi pronti perché continueremo a guardare tanto wrestling e poi a dirvi cosa ci è piaciuto e cosa no. Grazie davvero di cuore da parte di Stefano, uno dei volti e delle voci del lato vero del ring. Ci risentiamo ovviamente alla prossima.